Sindaco, anche lei ha questa iniziativa da Agrigento verso 2025 con tanti relatori. La città soffre un po' di stanchezza su questo percorso, ancora la fondazione, lo statuto, insomma sembra quasi che ci sia una battuta di arresto dopo il traguardo raggiunto. Ma sicuramente la battuta d'arresto non è da parte mia. Agrigento è stata eletta e ha vinto questa opportunità di capitale italiana della cultura 2025, si sta lavorando, io sto lavorando come progettista. Sì, c'è stato un po' di rallentamento a livello dei consiglieri comunali e dei revisori dei conti, però ho fiducia proprio nel mio consiglio comunale, ho fiducia in quello che gli agrigentini possano fare per la nostra Agrigento. Tutto sommato bisogna chiudersi al guscio, lavorare tutti insieme e far sì che questa opportunità per Agrigento diventi veramente epocale. Verso Agrigento 2025 per diventare parte attiva di un processo di sviluppo della Costa del Sud, lei è tra i relatori, dà il suo saluto a questa interessante iniziativa. Dottore Mangiacavallo, lei ha fatto tanto per Agrigento Capitale 2025, quali sono gli obiettivi di questo momento di introduzione? In primo luogo, prima di parlare di Agrigento 2025, ritengo che sia arrivato il momento, non più rinviabile, di parlare di Agrigento 2023 e di Agrigento 2024, perché ci stiamo riempiendo la bocca di Agrigento 2025 e abbiamo dimenticato che c'è un lavoro preparatorio, un'attività di programmazione, una strutturazione che, nonostante siano già trascorsi 200 giorni dalla proclamazione, è ancora a livello zero. Io mi auguro che anche questi convegni possano servire per sollecitare chi ha responsabilità organizzative, chi ha responsabilità di governo della città, in maniera che si possa passare dalla fase dei proclami a quella fase realizzativa che non può più aspettare, perché c'è un rischio incombente che è la più importante, forse unica opportunità che si presenta per la provincia di Agrigento, e non vorrei esagerare, forse per l'intera Sicilia, si possa trasformare in un sonoro imperdonabile insuccesso. Questo lo dobbiamo evitare, ognuno per la propria parte, chi ha incarichi politici, chi ha posizioni organizzative, i cittadini, le forze sociali, anche noi che abbiamo collaborato in maniera determinante per l'ottenimento di questo risultato, dovremo fare il nostro dovere, per cui io non posso che confermare, e lo dirò ufficialmente in occasione di questo convegno, la piena e disinteressata disponibilità del Consorzio Universitario per raggiungere quell'obiettivo che ci sembrava impossibile, ma che credo sia a portata di mano. L'importante è che abbiamo le idee chiare sul lavoro che si deve fare. Come? Quando? Ma sicuramente subito. Proprio quella di svegliarla, perché un'occasione come questa di Agrigento Capitale della Cultura non può essere persa, e quindi è necessario porsi degli obiettivi veri, porsi degli obiettivi di sviluppo adeguati, perché essere capitale della cultura è strumentale rispetto ad una proiezione di Agrigento nello sviluppo economico del paese. Per fare questo è necessario che cominciare da subito e fare in modo che in realtà vi sia un cambio di passo, cosa che io non vedo in questo momento. Quindi cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Mettersi insieme e lavorare perché diventi effettivamente un'occasione utile. Significa porsi i problemi di quanto deve essere l'afflusso turistico, di dove queste persone devono andare, di cosa si deve fare nell'anno, di come devono essere collegati. Qua non è possibile arrivare in una capitale di cultura con 2 ore e mezza da qualunque aeroporto, questo è impensabile, è come quando Matera non aveva la stazione dei treni. Quindi bisogna cominciare a essere decisi rispetto alla politica, perché il fatto è politico ed è solo politico. Agrigento e i suoi rappresentanti si impegnino adeguatamente, perché altrimenti la città deve dire: se non si impegnano adeguatamente, se non si utilizza questo strumento, e se ne vadano a casa. La città ha attraversato delle difficoltà che sono convinto riuscirà a risolvere,
l'occasione Capitale Italiana alla Cultura riguarda non soltanto un progetto culturale e artistico, ma riguarda lo sviluppo economico e sociale di un territorio che comprende Agrigento, ma che non è soltanto Agrigento. E quindi l'ipotesi e la possibilità che tutto questo contribuisca a dare forza a una dimensione locale in rapporto con l'esterno e col mondo, per rafforzare la dimensione turistica del territorio e rafforzare il benessere dei cittadini. Siamo un po' in ritardo con i tempi? Potevamo avere tempi più rapidi, ma siamo in tempo per fare un ottimo lavoro. Intanto devo dire che al di là della suggestione del titolo, ogni anno Ande mette nei suoi programmi, e anche quest'anno lo sta facendo, un convegno sul tema di economia. Questo quindi appunto è un convegno che rientra perfettamente in quel tema, in quel macro tema, e quindi siamo qui per cercare oggi di ragionare su quelle che sono le situazioni di economia e ambientali del nostro territorio e anche dell'area mediterranea. Naturalmente per fare questo abbiamo voluto persone eccellenti, relatori eccellenti, e che hanno dato un contributo fortissimo ad Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025, e che quindi oggi daranno saranno relatori, faranno i loro interventi. E poi abbiamo voluto fortemente il professore Busetta, Pietro Massimo Busetta, in quanto economista e profondo conoscitore dei problemi del meridione, che certamente saprà proporre degli spunti di riflessione per poter attuare quello sviluppo che noi speriamo che si possa realizzare, di cui il progetto di Agrigento Capitale della Cultura vorremmo che fosse appunto il volano. Un'occasione imperdibile, direi. Ma parleremo non solo di Agrigento Capitale della Cultura, perché comunque il 2025 verrà, quindi questo dobbiamo saperlo, anche se in questo momento ancora non diamo la sensazione di essere estremamente pronti per affrontare questa sfida, però sappiamo che il tempo passa e prima o poi arriverà il primo gennaio del 2025. Noi questa sera affronteremo in maniera più ampia il tema dello sviluppo del territorio, quindi ci occuperemo anche di quello che potrà succedere dopo il 2025, perché noi diamo per scontato che nonostante i ritardi si possa arrivare a organizzare qualcosa che possa rendere accattivante il nostro territorio e che si possa valorizzare questa opportunità, un'opportunità che non si ripresenterà e che nelle altre città ha dato risultati sorprendenti. C'è stato già un primo bilancio delle città che quest'anno sono capitale della cultura, Bergamo e Brescia, che hanno aumentato le loro presenze di oltre il 50%, ma lì in poco più di 6 mesi sono stati fatti oltre 1100 eventi, significa 6 eventi al giorno. Questa è la sfida che deve affrontare Agrigento. Sì, in realtà il mio sarà un excursus per lavorare sulla memoria, per raccontare come siamo arrivati a diventare capitale italiana della cultura. Non ci siamo diventati per caso, c'è un lavoro che parte proprio dalla società civile. Fai è stato chi ha proposto per la prima volta la candidatura, e quindi mi faceva piacere essere accanto alle donne lettrici, accanto agli altri protagonisti, per raccontare questo excursus che io guarderò dal punto di vista del Fai, ma ognuno di noi si può riconoscere in questi ultimi anni in cui Agrigento è molto cresciuta, e ritengo che a questo punto non ci sia da far altro che proseguire questo cammino, istituzioni e associazioni insieme. Questo Agrigento 2025 per diventare parte attiva di un processo di sviluppo della Costa del Sud. Lei, dottor Franco Zanini, è tra i relatori. Il suo punto di vista su questa iniziativa? Il mio intervento specificatamente si concentrerà sulla strategia della sociologia del coinvolgimento. Nel senso che, oltre le manifestazioni ufficiali legate alla Agrigento 2025, è necessario, anzi indispensabile, il coinvolgimento dell'opinione pubblica. E bisogna effettuare tante di quelle iniziative che permeino la cultura popolare ad ogni livello, per far sì che l'Agrigento 2025 lasci una traccia indelebile nella storia culturale della città. In caso contrario, se ci soffermiamo soltanto ai convegni, a tutto quello che è di ufficiale e di celebrativo, su questa manifestazione non resterà nulla, perché tutte le città che sono diventate capitale della cultura italiana hanno ricevuto un impulso
decisivo sulla maturazione culturale della gente, perché la gente è stata coinvolta prima.